Professor Cuzzi, ringrazio voi, come al solito, per la possibilità di organizzare questo incontro. Io l'anno scorso venni a parlare di Berlino, nello specifico, partimmo dalle radici del nazionalsocialismo a Berlino per arrivare poi ad alcuni riferimenti all'attualità e ad alcuni riferimenti degli anni 50, 60, 70 e 80. Ed erano alcuni riferimenti che naturalmente prendevano in considerazione la storia della Germania Ovest, ma che poi nel frattempo non potevano e non volevano prescindere dal pianeta Berlino, nei suoi aspetti positivi e negativi, ma comunque relativi a un ambito molto specifico, che è quello della città di Berlino, città divisa, città comunque compresa ancora oggi per alcuni aspetti fra due. Oggi invece presentiamo un incontro su un paese che in realtà si presenta ancora oggi e già all'epoca si presentava, pur non essendo sulla scena internazionale così presente negli anni 20 e negli anni 30, come un paese compatto. La Norvegia ha all'interno di sé una caratteristica di compattezza che è difficile trovare in un paese così esteso. Voi tenete presente che sono circa 5 milioni di abitanti. Potrebbe essere una città italiana, potrebbe essere tranquillamente la città di Milano e i suoi dintorni. È però una città che si estende talmente tanto da sud a nord, è un paese che si estende talmente tanto da sud a nord, che anche la possibilità di comunicare da una parte all'altra del paese, soprattutto in quegli anni quando la tecnologia, quando i trasporti non consentivano di trasmettere informazioni, di spostarsi in maniera così agevole. Pensate che ancora oggi, se non si vola da un capo all'altro della Norvegia, ci vogliono più di 26 ore per raggiungere la fine della rete ferroviaria e proseguire poi con un autobus oppure con un traghetto per poter raggiungere Capo Nord. Quindi la Norvegia si presentava come un paese di per sé lontano dalle luci della ribalta internazionale, ma naturalmente come un luogo strategico. Di sicuro chi voleva controllare l'Europa non poteva prescindere né da parte bolscevica, né da parte antibolscevica, né tantomeno da sud o da nord-ovest dell'Europa, prescindere dal controllo di un territorio come quello della Scandinavia e nello specifico di quello della Norvegia. Faceva comodo, avrebbe fatto comodo a tutti, all'Unione Sovietica, alla Gran Bretagna, alla Germania, e quindi proprio questa sua posizione, in realtà apparentemente periferica, ma poi fortemente strategica, avrebbe caratterizzato tutti quei momenti, quei fatti, che hanno poi portato Hitler a convincersi che sarebbe stato opportuno primeggiare ed essere rapido, essere veloce, per conquistare questa testa di ponte che era appunto la Norvegia. Ora, una rapidissima digressione su quali sono le origini della Norvegia come Stato, da dove proviene la sua identità. La via verso l'indipendenza è breve, ci sono passaggi che sono spesso anche abbastanza lineari. Come potete vedere, prima era sotto la dominazione danese. La Danimarca per lungo tempo nell'età moderna è stata una potenza europea forte che si è confrontata quasi alla pari con tutte le altre grandi potenze europee. Dopodiché si passa tra il 1814 e il 1905 a questa unione che andava abbastanza stretta ai norvegesi con la Svezia. Non esiste tra i popoli scandinavi un senso di conflittualità, questo no, c'è in realtà grande amicizia, c'è grande rispetto, ma molti di essi giustamente tendono a salvaguardare la propria identità non tanto nazionale ma territoriale, questo è importante. La Norvegia ha molte montagne, la Norvegia ha i fiordi, la Norvegia è un paese che va dall'alto verso il basso, cioè quindi dall'alto delle montagne alle profondità dei fiordi. La Finlandia è già un paese che sta in mezzo rispetto all'est e all'ovest dell'Europa, si collega con l'Asia, è direttamente collegata e ha combattuto una guerra, come sappiamo, contro l'Unione Sovietica.
La Svezia ha un territorio molto più pianeggiante, molte foreste, quindi anche nell'identità, nella maturazione, nella formazione delle persone, dell'identità nazionale, la componente territoriale è molto importante. Quindi anche il fatto che oggi ci sia molta attenzione da parte nostra, da parte del sud del mondo, nei confronti di questi paesi, soprattutto della Norvegia, che viene vista per esempio come un paese cosiddetto green, vicino ai problemi dell'ambiente, è dato anche da questo, dal fatto che crescono e maturano e vivono a diretto contatto con una natura che ovviamente implica anche la presenza di risorse naturali che all'epoca erano molto ambite, per esempio l'espansionismo tedesco, ma non solo. Dopodiché, tornando immediatamente all'ambito storico, nel 1905 con un referendum si stabilisce l'indipendenza. Il primo re norvegese è Håkon VII. Questo re sarà poi colui che non accetterà la presenza dei nazionalsocialisti tedeschi e norvegesi all'interno del proprio regno e, come vedremo più tardi, andrà a combattere una guerra di resistenza in esilio dall'inizio dell'occupazione vera e propria della Germania fino alla fine di essa. Quindi tornerà e tornerà vincendo, motivo per il quale ancora oggi in Norvegia c'è una monarchia, motivo per il quale, a differenza di molti altri paesi, su questo ovvio non citare il nostro, il re si è potuto permettere il lusso non solo di tornare ma anche di essere chiamato a tornare. E quindi non ci sono stati strascichi sotto questo punto di vista, perché non sono scesi a compromessi. Questo la dice lunga sul fatto che durante la prima guerra mondiale la Norvegia sia rimasta neutrale. Nel dramma della prima guerra mondiale molti paesi in realtà sono andati incontro al loro destino, che poteva essere naturalmente al di là della rivalutazione in sede storica evitabile, inevitabile, però sta di fatto che i grandi imperi sono crollati. Un paese che non era così quel momento sotto i riflettori come la Norvegia preferisce rimanere neutrale, e ha ragione, perché negli anni 20 e negli anni 30 questa sua neutralità gli consente di maturare uno sviluppo economico che altri paesi non avevano avuto. Quindi, nonostante la posizione periferica, nonostante tutte quelle che sono le problematiche collegate alla realtà territoriale, al clima, comunque per 7-8 mesi all'anno in Norvegia fa freddo, sia essa a nord o a sud, ma naturalmente il clima è freddo, la luce è molto meno rispetto al centro e sud Europa, questo è naturale, quindi anche i ritmi, gli orari sono diversi. Questo cosa significa? Significa che la sua posizione strategica gli consente di essere un paese molto forte dal punto di vista marittimo, soprattutto commerciale. E questo naturalmente non fa altro che avvicinare il più possibile la Norvegia alla Gran Bretagna. Perché? Perché la Gran Bretagna è comunque una potenza che è uscita vittoriosa dalla Prima Guerra Mondiale, cosa che invece molti paesi del Sud Europa, ad esclusione del Centro Europa, scusate, ad esclusione della Francia, la Germania, come sapete, è in condizioni pessime negli anni 20 e negli anni 30. Quindi il partner ideale per la Norvegia è la Gran Bretagna, ma con una minaccia strategicamente importante a questo punto anche per le altre superpotenze europee, che era costituita naturalmente dal fronte bolscevico, dall'Unione Sovietica. E questo è uno dei punti fondamentali sui quali si basano le prime riflessioni tedesche sull'opportunità, alla fine degli anni 30, di invadere la Norvegia. E le domande sono più o meno queste. 1. Se l'URSS attaccherà la Norvegia, ci sarà la stessa o lo stesso tipo di dinamica che ha investito la Finlandia? E soprattutto da parte dei finlandesi ci sarà lo stesso atteggiamento? Ci saranno le stesse forme di collaborazionismo con le forze di destra europee? Oppure ci sarà una resistenza forte e il paese comunque riuscirà a rimanere neutrale? Dopodiché si dice, bene, la Svezia rimarrà neutrale. Sappiamo benissimo qual è stato il ruolo della Svezia durante la Seconda Guerra Mondiale. È rimasta neutrale, però poi tutte, buona parte delle risorse minerarie necessarie al Terzo Reich, non solo
per la produzione di armamenti, ma anche da un punto di vista di protezione. Qui entreremo nell'ambito della protezione antiaerea. In questo momento non ci interessa, a noi però interessa il ferro. Queste sono zone molto ricche di ferro, quindi non basta la Svezia, c'è anche il punto strategico di Narvik, che è strano, che caso, proprio il punto in cui i tedeschi avrebbero definitivamente preso, con una manovra rapidissima e all'epoca rivoluzionaria da un punto di vista strategico militare, avrebbero proprio preso Narvik. Hitler all'inizio, nonostante sia un personaggio che sulla imprevedibilità strategico-militare aveva in parte costruito, in buona parte costruito i suoi primi successi, è scettico. La sua impulsività, stranamente, sulla Norvegia non si esplica così facilmente. Chi invece vuole fortemente ottenere il controllo della Norvegia è questo ammiraglio tedesco Vedea. Vuole occupare la Norvegia, ma Hitler continua a non essere convinto. Perché? Perché c'è già la Svezia, evidentemente, e perché ancora potrebbe essere pericoloso agire nel momento in cui non si è ancora mossa l'Unione Sovietica. A questo punto ci servono degli espedienti, uno economico, l'altro politico, proprio per questi motivi che abbiamo elencato. Ora, il motivo per cui, secondo me, questo tipo di incontri, questo tipo di discorsi sulla memoria storica, sul recupero di questo, di quanto è accaduto in passato, per esempio su questi paesi, è importante, perché non si può, e questo naturalmente in sede universitaria non se lo aspetterete nessuno, ma potrebbe succedere purtroppo da parte dei media, da parte dell'informazione, che si creda che a un certo punto ci sia stata la possibilità, perché la Germania era così potente, così forte, da potersi prendere tutti i paesi che volesse. No, non funziona così. C'è la diplomazia, c'è, anche se non sembra, bisogna preparare delle campagne, queste operazioni sono lunghe, sono difficili, bisogna trovare i contatti giusti, bisogna fare in modo di legittimarsi. Voi non dimenticate mai che Hitler ha preso il potere direttamente da von Hindenburg. Questa era una forma di legittimazione nei confronti e di fronte al popolo. Il vecchio che lasciava il potere e il nuovo che all'epoca avanzava. Questo era successo in Germania nel gennaio del 33, e a questo punto in tutti i paesi dove normalmente la Germania avrebbe voluto portare la propria dominazione era necessaria una forma di legittimazione. Non c'erano all'epoca delle forme naturalmente di controllo democratico interno ed esterno alle istituzioni come potremmo avere e dovremmo usare sempre di più noi oggi, e quindi in questo momento si dice: bene, anche agli occhi dei norvegesi noi non possiamo presentarci come degli invasori, quindi dobbiamo agire esattamente su quelli che possono essere i due aspetti più interessanti per chi oggi governa la Norvegia: economia e naturalmente politica. Questo è il ruolo che svolgono i nazionalsocialisti all'interno del territorio norvegese. Fanno intelligence, fanno questo. Prima di decidere qualsiasi operazione militare, loro hanno bisogno di avere i contatti giusti per poter andare a colpo sicuro. Lo hanno fatto in Austria, lo hanno fatto in altri paesi, lo devono e lo possono fare anche in Norvegia. E come vedete è un territorio molto, molto complesso, perché voi guardate la posizione della Gran Bretagna, guardate la posizione della Norvegia. Qui lo vedremo più avanti, nella zona di Bergen, c'è un punto nodale strategico che è fondamentale per il controllo intero di tutti i mercati marittimi, da nord a sud e da est a ovest. Guardate, la Norvegia, come vedremo poi, era esattamente di fronte all'Unione Sovietica. Quindi quando si parla del confine da Berlino tra est e ovest, se per un attimo facciamo finta di non essere storici e ci trasformiamo per un attimo da quantomeno appassionati di geografia, vediamo che in realtà questi due mondi erano molto più vicini di quanto non sembrasse. E se voi vedete il passaggio, il ponte della Danimarca fino alla Norvegia era molto breve. La Svezia in mezzo, che era rimasta neutrale, e questa Finlandia in guerra è di fronte all'Unione Sovietica. Bene, naturalmente quando la Germania si espande ha bisogno di prendere immediatamente l'area dei Paesi Bassi, non ha assolutamente problemi a impossessarsene,
La campagna per l'invasione della Norvegia inizia di fatto, come vedremo tra poco, proprio dalla Danimarca, però questo è ciò che avviene nel momento in cui si decide di partire con l'invasione. Prima succede qualcos'altro. Prima, nel 1939, gli emissari del Partito Nazionalsocialista tedesco incontrano questo personaggio. È il contatto economico, questo Hagelin. È un affarista, conosce bene lo sviluppo economico della Norvegia in quel periodo e a questo punto, essendo già un membro, notate bene, del partito nazista norvegese, il National Samling di Quisling, che vedremo poi dopo, riesce a mettere le mani su quelli che sono i poteri economici presenti in questo momento in Norvegia. Quindi una prima parte del progetto di invasione è iniziata. A questo punto bisogna andare avanti, perché attraverso le pressioni diplomatiche e naturalmente economiche si può partire verso la parte di conquista politica del potere, e lo fanno attraverso questo personaggio, questo ambizioso personaggio, Quisling, che si definisce, si autodefinisce Führer, con questa O norvegese che non si pronuncia esattamente come la umlaut tedesca, però la sua ambizione lo porta naturalmente ad autodefinirsi il Führer, il duce, il condottiero norvegese. È una rivista, lui in realtà poi trascorrerà molti anni di formazione in Unione Sovietica, c'è un volume molto interessante su questo che ripercorre di un autore norvegese che ripercorre tutte le vicende della formazione politica, filosofica di Quisling. In questa sede purtroppo non le possiamo approfondire, ma questo personaggio era già noto ai fascisti italiani presenti in Norvegia. C'era qualcuno come De Marsanis che l'aveva già definito interessante, quindi questi sono ambiti estremamente particolari da approfondire, secondo me, per quanto riguarda il rapporto tra quello che era il fascismo in Norvegia negli anni 20 e 30 e quello che era stata poi la sovrapposizione nazionalsocialista tedesca nei confronti di Quisling. Quisling voleva il potere, a prescindere da dove venisse, l'importante era diventare, mettersi alla guida di questo paese, di mettersi alla guida della Norvegia. E lui, in qualità di capo del partito nazista, in questo caso nazionalsocialista, come sapete i nazionalsocialisti si sono sempre definiti tali e mai nazisti, nazista è un termine che è nato dopo, in opposizione. Questo cosa significa? Significa che Quisling, per ottenere il potere, quindi l'appoggio dei tedeschi, e meglio ancora per raggiungere un accordo con i tedeschi, deve fare delle promesse. Svela l'esistenza di un piano segreto da parte della Gran Bretagna per poter allestire una base marittima in Norvegia. Tradotto significherebbe tagliare completamente una parte di approvvigionamento di ferro, e non solo, poi naturalmente, perché noi consideriamo sempre le risorse minerarie per la produzione di armi, dicendo, ma poi dobbiamo sempre considerare l'aspetto alimentare delle guerre. Quindi non dimentichiamo mai il discorso relativo, per esempio, alla ricchezza di pesce in questi mari, eccetera. Quindi sono tutti aspetti che vanno presi in considerazione quando si prepara una campagna militare. Ecco, questo atteggiamento da parte di Quisling è utile ai tedeschi, perché? Perché Quisling promette di svelare le dinamiche di questo piano e promette a Hitler, quando andrà in visita a Berlino nel dicembre del 39, di poter invitare i tedeschi, naturalmente non come forza di occupazione, ma a questo punto come garanti di un accordo politico, in Norvegia. Ovviamente a questo punto, una volta che Hitler ha le garanzie dal punto di vista economico e da un punto di vista politico, può iniziare a preparare questa operazione. Evidentemente, ma questa non sarebbe la prima volta,
buon caporale non voleva accettare i suggerimenti di un ammiraglio e quindi ha pensato bene di dire: beh no, non do attenzione a Raiden, preferisco dare attenzione a qualcuno che ha molta più fame di potere e che forse non lo dice da tecnico ma lo dice da politico. E quindi ancora una volta Hitler decide di legittimarsi di fronte a un governo instaurato direttamente dai tedeschi. Gli obiettivi di questa operazione Weser-Übung sono molto semplici. Come abbiamo già detto, l'accesso alle risorse di ferro, la creazione di flotte navali contro la Gran Bretagna e l'allestimento di basi aeree, sia di attacco che di difesa. Lo vedremo poi, vi citerò alcuni esempi di protezione antiaerea di bunker norvegese. A questo punto si può partire, tutto molto facile. 9 aprile, occupazione di Copenaghen, avanzata norvegese. Cadono come birilli, uno dopo l'altro. Oslo, Trondheim, Bergen e soprattutto Narvik. Dietl, con sole 10.000 unità, riesce a prendere Narvik, mettere direttamente il controllo tedesco su tutte le esportazioni di ferro e a isolare la Gran Bretagna. A questo punto, una volta che sono state prese queste aree, vedete, Bergen, ne parleremo più avanti, Trondheim e soprattutto questa zona, questa di Narvik, i tedeschi hanno praticamente costruito l'asse di occupazione norvegese. Non hanno più bisogno di nulla per difendersi sia dall'eventuale minaccia sovietica, sia evidentemente da eventuali attacchi da parte della Gran Bretagna. Ci saranno poi degli episodi interessanti, lo vedremo per un attimo, nei pressi delle isole Lofoten, che erano un luogo strategico sia per la Norvegia che per la Gran Bretagna, ma in realtà le fortificazioni che interessavano ai tedeschi e che naturalmente hanno consentito alla Norvegia di diventare di fatto una linea difensiva poderosa da parte per i tedeschi, erano già state prese, perché una volta che si mettono le mani anche sui cantieri navali, una volta che si riesce a bunkerizzare tutta questa zona, capite bene che difficilmente qualcuno avrebbe avallato uno sbarco. Ecco, su questo invece Churchill era molto più flessibile. A Churchill piacevano gli sbarchi, ne avrebbe voluto fare uno in Norvegia, ne avrebbe voluto fare anche uno in Istria. Siamo andati avanti a parlare per molto, fra il 44 e il 45, probabilmente la storia sarebbe andata in maniera un po' diversa, chissà, però questa è un'altra storia. A questo punto si avanza e si dice: bene, all'inizio di aprile ormai è evidente che Quisling ha tradito almeno una parte del popolo norvegese. Ha invitato i nazisti, i nazionalsocialisti in Norvegia, li ha fatti accomodare, però a questo punto il re dice: no, mi dispiace, io non accetto. E a questo punto anche la Germania, che sperava, Hitler che sperava nell'approvazione da parte del re Haakon, deve intervenire in maniera ancora più forte, ancora più radicale. E quindi chi manda il 24 aprile il Reichskommissar der Waffen. Cioè Hitler in realtà non si era mai fidato pienamente di Quisling. Perché? Innanzitutto voi non dimenticate mai che tra la Wehrmacht e Hitler, cioè tra i capi della Wehrmacht e lo stesso Hitler, non correva poi così tanto buon sangue. Tanto è vero che poi con la creazione dell'Oberkommando der Wehrmacht lo stesso Hitler si era posto al di sopra dei capi della Wehrmacht, e questo non è mai andato giù, naturalmente, in militare, che non potesse andare giù. E quindi Hitler ancora una volta d'imperio dice: no, se io mando un mio commissario diretto a questo punto che possa non solo tenere sotto controllo tutta la parte, diciamo, politica, la parte propagandistica, la parte amministrativa, ma a questo punto ci vuole anche qualcuno che rappresenti effettivamente lo Stato tedesco in Germania. Non mi accontento di un norvegese arrivista che vuole mantenere il potere per sé e forse per qualcun altro e poi magari non ha la forza e la consistenza per stare in piedi. Perché? Perché chi avrebbe potuto appoggiare Quisling nel momento in cui parte o buona parte dell'esercito magari sarebbe passata
o sarebbe rimasta naturalmente fedele al re. E quindi a questo punto bisogna fare in modo che anche le truppe tedesche abbiano un punto di riferimento assolutamente e indubitabilmente tedesco in Norvegia. Quindi in Norvegia chi controlla veramente il potere e chi, oltre a Hitler, ancora di più ritiene che in realtà Quisling sia rappresenti un governo fantoccio è proprio Terboven. Il potere viene esercitato da Terboven. A questo punto, siccome il re avrebbe potuto tranquillamente dire no a Quisling, ma a questo punto non aveva la forza, l'impatto, l'onda d'urto totale per poter dire di no anche ai tedeschi, a Terboven in quel momento, è costretto ad abbandonare la Norvegia e quindi continua la resistenza contro Hitler, contro i nazionalsocialisti e contro i socialisti naturalmente norvegesi e tedeschi dalla Gran Bretagna. E qui inizia a questo punto la guerra vera e propria. Perché? Perché a questo punto sia Stalin che Churchill, come detto, pensano allo sbarco in Norvegia. Ora, l'intenzione, soprattutto di Churchill, e questo lo hanno fatto gli inglesi, lo avrebbero tentato anche gli americani, lo hanno tentato, lo hanno fatto con i bombardamenti sull'Italia, si sperava che a un certo punto la popolazione disperata da una campagna bellica violenta si rivoltasse contro il governo locale. Era una strategia che aveva funzionato in parte nel sud dell'Europa. Abbiamo già visto che in realtà in Germania non aveva funzionato poi così bene, perché se noi andiamo a valutare quelli che sono stati i danni sulle città tedesche, probabilmente si sarebbero dovuti ribellare a Hitler molto prima. Ancora meno sarebbe potuto succedere, lo dimostreranno i fatti, da parte dei norvegesi, ma non perché i norvegesi fossero deboli o perché fossero in un certo senso conniventi con Hitler e con i nazionalsocialisti. No, c'è una diversa forma di mentalità, c'è una diversa forma di affrontare il rapporto con l'esterno e con ciò che viene da fuori. Lo vedremo e lo chiariremo tra poco. A questo punto però sono le grandi potenze che devono fare in modo che questo paese venga o mantenuto nel caso dei tedeschi o salvato nel caso dei britannici. E allora a questo punto, sperando di fare questo tipo di manovra e di scacciare i tedeschi verso sud, sia i sovietici che i britannici pensano a come si potrebbe sbarcare in Norvegia, ovviamente tenendo anche conto di tutti quelli che sono i rischi. Voi provate a pensare cosa significa sbarcare su un fiordo. Voi siete praticamente in una zona di labirinti d'acqua, di mare, dove potreste letteralmente perdervi ed essere costantemente sotto il tiro di postazioni fortificate, di cecchini, di mezzi d'assalto e via dicendo. Quindi questo in realtà era un rischio difficile da calcolare, perché un conto è sbarcare in Normandia e un conto è sbarcare sulle coste norvegesi. Questo in realtà è un vantaggio per Hitler, perché Hitler, piaccia o non piaccia, è stato rapido. Quando ha deciso di prendere la Norvegia lo ha fatto a questo punto come si deve. Perché? Perché ha un'ossessione, e questa l'avrebbe avuta anche a casa sua, questa l'avrebbe avuta a partire dal 40, quando i britannici a sorpresa riescono a bombardare Berlino. Ha un'ossessione del bombardamento aereo, quindi fortificazioni di massa, bunkerizzazione di tutti i territori del Reich o posti sotto la dominazione del Reich. Si parte dal Führersofort di Berlino, che fortifica tutta la Germania con i cosiddetti bunker a prova di bomba. Dopodiché si passa a fortificare anche le zone di occupazione, e tra il 41 e il 42 l'ossessione di Hitler viene in parte giustificata, anche se poi in realtà questo non verrà supportato dai servizi segreti, dai servizi di intelligence tedeschi, perché Hitler dice sì, abbiamo fatto bene a fortificare tutta la costa norvegese, perché come vedete i britannici si sono già fatti vedere sulle Lofoten. Questo non basta, non possono bastare come testa di ponte per un'invasione sulla Norvegia. Con un'estensione di territorio del genere, con un tipo di territorio del genere, con un tipo di fortificazione del genere, sarebbe effettivamente un suicidio, lo vediamo tra pochissimo. A questo punto parte la cosiddetta Festung Norwegen, cioè qui gli studi tedeschi si intensificano su un tipo di protezione squisitamente tedesco, squisitamente norvegese, squisitamente marittimo, cioè studiano il territorio e si adattano alle circostanze.
standardizzazione tedesca, ma con adattamento a quelle che sono le caratteristiche del territorio. Questo è una fortificazione nei pressi di Bergen e questo è l'Oceano Atlantico. Provate a immaginare cosa significa sbarcare in un territorio del genere con un bunker posto praticamente in questa posizione. È stata una base della NATO fino all'inizio degli anni 2000, che strano. Quando si è parlato di inserire la Russia nella NATO, forse ci hanno ripensato perché costava un po' mantenere. Questa è la struttura interna. Queste sono le tipiche caratteristiche, naturalmente adattate al clima, adattate al territorio, della fortificazione, della bunkerizzazione tedesca. Questi sono piccoli rifugi da combattimento locali, vedete, scavati nella roccia, presentano tutte le caratteristiche tipiche del normale bunker antiaereo, questi sono per poche persone. Questi si trovano in una regione vicino a Bergen, circa un'ora e mezza, la regione di Hordaland, Norheimsund. E questi sono quelli che fondamentalmente avrebbero consentito ai tedeschi di fare una resistenza al trans. Provate a immaginare una sorta di Stalingrado scandinava con un'invasione britannica, in questo caso sarebbe stata veramente massacrante. Se voi girate per la regione, questa è la regione di Hardanger, fjord di Hardanger, vi imbatterete casualmente in tutti questi tipi di strutture. Sono normali fortificazioni antiaeree, naturalmente erano postazioni, spesso avevano postazioni mobili, avevano potenza di fuoco non indifferente, e naturalmente la regione è disseminata di questo tipo di fortificazioni, quindi i tedeschi avevano già previsto che quest'area sarebbe stata posta sotto protezione. Ma a questo punto in Norvegia c'è il problema dello scontro ideologico, cioè la marina e la polizia sarebbero più aperte ad una nazificazione, mentre invece parte della popolazione si oppone all'ideologia. Perché? Perché un norvegese non è un tedesco, quindi non è solo un problema di nazificazione, ma è un problema di germanizzazione. Quindi, per esempio, le associazioni sportive dimostrano che la nazificazione è sinonimo a prescindere di ideologia, quindi qui non si parla più di politica, non si parla più di guerra, qui si parla solo e soltanto di ideologia, e quindi la protesta inizia dal recupero della propria identità nazionale. Le associazioni sportive, per esempio norvegesi, dicono no alla nazificazione. Noi siamo norvegesi, quindi continuiamo con i nostri usi, le nostre tradizioni, la nostra mentalità, anche nell'ambito dell'educazione, lo vediamo per esempio nel 42, affinché noi non diventiamo parte integrante della popolazione tedesca, perché non siamo tedeschi, quindi in nome di questa ideologia noi non vogliamo cambiare la nostra identità nazionale. Si tratta in un certo senso di una sorta di opposizione non violenta, questo sì, si può dire, non per niente diventeranno un po' nel dopoguerra in realtà modelli da seguire nell'ambito della resistenza democratica, della via democratica, diciamo, alla socialdemocrazia, all'opposizione alle ideologie di massa e via dicendo. Ecco, forse già qui maturano le prime avvisaglie di questo tipo di atteggiamento. Naturalmente ci sono anche delle attività di intelligence per quanto riguarda i norvegesi e naturalmente i britannici e non solo, anche i sovietici all'interno della Norvegia contro i nazisti, contro i nazionalsocialisti, e naturalmente non si può pensare che tutti i norvegesi volessero porre un tipo di resistenza non violenta o passiva. No, c'erano anche gruppi armati che si erano già costituiti nel 41 a Oslo comunque città operaia, quindi se voi chiedeste a un norvegese cosa rappresenta maggiormente la Norvegia, probabilmente gli direbbe Bergen e non Oslo, e questo la dice anche lunga su quella che è la realtà ancora oggi politica e sociale della città di Oslo. Ciò non toglie che diverse organizzazioni che sono menzionate hanno dei contatti in Scozia, hanno dei contatti a Londra, passano attraverso la Svezia, ci sono poi delle spie sovietiche e britanniche lungo le coste, però in realtà ci si può limitare soltanto al sabotaggio e quindi non ad azioni, non ad uno scambio di informazioni che possa effettivamente rendere possibile un'invasione. Dopodiché si passa ad un altro tasto dolente per il quale naturalmente dovrà poi pagare i responsabili di tutto questo in Norvegia, che sarà Quisling, lo vedremo tra poco. Terboven naturalmente si occupa della questione ebraica, perché essendo Reichskommissar si occupa direttamente della questione, anche se poi naturalmente Quisling non può, non vuole, non deve esimersi
da occuparsi anch'egli della persecuzione ebraica, tanto è vero che lo vedremo relativamente tra poco, come si diceva, il problema per ebrei che sono gli islamici, il problema per Quisling erano gli ebrei, teoricamente, questa è. Poi ci sarà anche un riferimento che vi dirò dopo a un ambito musicale molto ristretto dove sembra che il problema fossero, come li definivano loro, i negri. Quindi vedete, bisognava sempre trovare un capo espiatorio e su questo naturalmente l'ideologia si prestava molto alla necessità. Nel 44 poi c'è un rifiuto abbastanza importante, però poco supportato, in realtà c'è molta compattezza su questo perché ci sono dei problemi di carattere ideologico interno, l'occupazione tedesca si fa sempre più violenta, sempre più come dire, impermeabile a qualsiasi tipo di compromesso, però Quisling e il suo governo fantoccio iniziano a scricchiolare un poco. 1944 la frase che circola di più è butta Poscaula. Cioè, ragazzi, rifugiatevi nelle foreste, non fatevi arruolare più da Quisling, perché evidentemente inizia a girare la voce che stia tradendo il popolo norvegese. Perché in realtà lui sarà considerato ancora oggi, il termine Quisling significa proprio tradire da un punto di vista politico, diplomatico, ideologico, la propria nazione, il proprio paese. Questo è sinonimo di Quisling. A questo punto ci sono delle forme di boicottaggio che partono dal basso e partono dai giovani, questo è importante. E questo ci fa riflettere anche sul fatto che resistenza e guerriglia possono a questo punto esistere, ma non sul modello balcanico. Qui si dice modello balcanico, perché no? Non è possibile assolutamente mettere a confronto quella che è stata la realtà dei Balcani con quella che è stata la realtà della Norvegia nell'antinazismo. Perché? Perché innanzitutto non c'era un leader carismatico presente sul territorio come Tito. Perché comunque voi sapete che nei Balcani i comunisti erano nemici dei monarchici, però a loro volta i monarchici e i comunisti erano nemici dei nazisti. Cosa che in realtà non esiste direttamente in Norvegia, perché la presenza del re in esilio giustifica il fatto che il re in realtà ci sia rimasto, non abbia tradito il suo paese, ma stia anzi facendo di tutto per tornarci. Come sapete la monarchia invece in Slovenia non era così apprezzata da molte forze locali, balcaniche, che sarebbero poi diventate jugoslave. Perché? Perché si era compromessa. Anche qui va ribadito che c'era stata una monarchia che si era compromessa con le forze di occupazione, per esempio in Croazia era successo. Quindi questo cosa porta? Porta naturalmente a dire, bene, abbiamo capito che la guerriglia c'è, non è sufficiente a spazzare via i tedeschi, a questo punto bisogna distruggere la Germania per fare in modo e in maniera tale che abbandoni sempre di più progressivamente i territori che ha posto sotto occupazione. Quindi cosa succede? Succede che ad un certo punto dobbiamo aspettare il 7 maggio del 45, quando dopo il suicidio di Hitler il plenipotenziario Dönitz ordina la resa incondizionata. Cioè a questo punto la Germania deve abbandonare tutti i territori di occupazione. Non volendo l'8 maggio capitolazione anche delle forze tedesche in Germania, che non hanno fatto altro che attenersi agli ordini, guardate che avrebbero potuto andare avanti tranquillamente a combattere in Norvegia, non erano allo stremo delle forze come sul fronte sovietico o altrove in taluni casi, no, avrebbero potuto tranquillamente continuare. Però naturalmente l'ordine arriva a questo punto dall'alto. Il 13 maggio il principe Olaf torna in Norvegia e anche il re Håkon VII torna nel suo regno il 7 giugno. Quanto è costata l'occupazione tedesca e norvegese? Guardate un po', 67% anno del PIL. A questo punto processo a Quisling, naturalmente accuse di colpo di Stato, accuse di tradimento nei confronti dello Stato, deportazione degli ebrei, e naturalmente viene condannato a morte e fucilato. Il fatto che in realtà ci fosse già da prima una buona cooperazione, dei buoni rapporti di amicizia con l'Unione Sovietica consentono, fatto non da poco, visto che abbiamo citato il confine orientale e potremmo citarne molti altri, di mantenere la propria vecchia frontiera, i vecchi confini prima della guerra. Questo non è assolutamente un fatto da poco. Perché buoni rapporti con l'Unione Sovietica, anche se poi in realtà la NATO diventerà proprio, la Norvegia diventerà proprio il bastione della NATO di fronte all'Unione Sovietica nel dopoguerra, beh, perché molti
soldati dell'Armata Rossa erano stati tra i primi che al nord della Norvegia avevano salvato dai campi di prigionia coloro che erano stati sottoposti alla dominazione e all'occupazione tedesca. Quindi era un'operazione, era un'amicizia che partiva dal basso e rendiamoci conto che partiva comunque in territori talmente lontani dove anche parlare di urbanizzazione sarebbe utopistico. Quindi c'era sicuramente un movimento dalla base che aveva anche portato a trovare una situazione del tutto locale, a una soluzione del tutto locale. A questo punto però la Norvegia deve presentarsi al mondo, vuole presentarsi al mondo come un paese pacifico. E se ripensiamo a quanto detto fino a questo momento, possiamo dire che nel corso dei decenni successivi ci sono degli episodi di grande democrazia, di grande sforzo verso la pace o quantomeno per far capire che la Norvegia non è stato un paese nazista, non è stato un paese che di propria iniziativa ha voluto aiutare a far diffondere il nazionalsocialismo nel mondo e le idee di Hitler, l'espansionismo di Hitler nel mondo. No, tant'è vero che nel 72, e questo è un problema tipico locale che si basa però sulla ripartizione delle risorse, c'è il primo referendum relativo all'ingresso dell'Unione Europea e ha esito negativo. E questo è il problema, fondamentalmente si basa proprio su problemi di localismo norvegese, cioè si dice sì, noi possiamo condividere le nostre risorse, però se permettete, come si pesca lo sappiamo noi, non c'è bisogno che ce lo dicano da Bruxelles, soprattutto che ci diano le misure delle pinne del pesce. Questi poi sono i paradossi delle normative, delle direttive che arrivano da Bruxelles. Però adesso è detto in maniera anche abbastanza comica, ma questo sicuramente è un punto importante. Poi naturalmente c'è la debolezza vera o presunta dell'euro, eccetera, e quindi i norvegesi dicono sì, noi siamo tranquillamente amici dell'Europa, ci sentiamo parte di essa, ma non necessariamente dobbiamo entrare nell'UE. A questo punto si dice, beh, ma perché no? Beh, la Gran Bretagna, se solo per questo, è parte dell'UE, ma non ha naturalmente adottato l'euro. Quindi su questo si potrebbero fare delle valutazioni anche interessanti, però che costituisce ancora una volta un esempio di democrazia, di socialdemocrazia in questo caso positiva, vita nordica in Norvegia e soprattutto nel corso degli anni 70 è questa: donna in politica nel 74, la Brundtland diventa ministro dell'ambiente e le donne erano ammesse già da 37 anni al voto. Per di più i rifugiati che scappano da diverse dittature del Sud America, come per esempio dal Cile di Pinochet, i profughi vietnamiti, trovano accoglienza proprio in Norvegia. Questo è un problema di grande attualità, quello dell'immigrazione, lo vedremo tra poco, lo vedremo per esempio con personaggi come Breivik. Dopodiché il secondo referendum per l'Unione Europea nel 94 è ancora no, più o meno per gli stessi motivi, anche se poi i conservatori sarebbero tendenzialmente favorevoli. Temi fondamentali sono sempre questi, già detti, già citati: migrazione, lavoro, agricoltura e condivisione delle risorse, soprattutto la pesca. Questa è grosso modo la struttura, poi in realtà dovremmo fare un incontro solo su queste dinamiche, però vi basti pensare che più o meno lo specchio parlamentare politico in questo momento, negli ultimi diciamo 10, 15, 20 anni in Norvegia è questo: Høyre, che è il partito dei conservatori, poi abbiamo questo Kristelig Folkeparti, che è questo cristiano democratici, un partito di ispirazione comunque cristiano democratica ma popolare, il partito di centro, Center Party, che avrebbe poi preso, che rappresenta in realtà il partito agrario, è molto forte la componente agraria contadina in Norvegia, è fondamentale in Norvegia stare a sentire l'opinione del mondo agricolo, è veramente importante. Dopodiché questo Fremskritt Partiet, questa destra, poi questo partito dei socialdemocratici, Arbeid, lavoratori, e questi liberali, Venstre. Questa è la destra che ha costituito a queste ultime elezioni motivo in un certo senso di stupore, quando si dice vabbè, ma allora questa svolta a destra della Norvegia potrebbe costituire un rischio. Innanzitutto si tratta di una coalizione, ci sono comunque dei conservatori
che naturalmente devono tenere conto delle istanze soprattutto del partito agrario. Questa destra ha investito molto naturalmente proprio su questi temi: immigrazione, lavoro, direttamente e indirettamente, occupazione e disoccupazione, e soprattutto sul fatto che in questo momento la Norvegia è un paese ricco, un paese ambito, anche il centro Europa sta soffrendo di questa crisi, sta soffrendo anche la Germania di questa crisi economica, e quindi una delle frontiere sempre più appetibili potrebbe in realtà rivelarsi per l'occupazione europea, per i giovani europei, proprio la Norvegia. A questo punto una piccola precisazione sul nuovo re Harald V, cosa fa? È un monarca costituzionale, quindi rappresenta lo Stato ma non ha potere. Poi in realtà ogni settimana il primo ministro e il governo riferiscono di tutte le attività, di tutte le decisioni che vengono prese all'interno del Consiglio dei Ministri, eccetera. Quindi è una persona che comunque viene costantemente presa in considerazione anche da un punto di vista consultivo. Ma qui arriviamo agli oscuri anni 90. Ecco, qui usciamo per un attimo dall'ambito squisitamente storico, dall'ambito squisitamente politico, e ci ritroviamo in un ambiente che ha fatto storia, soprattutto in alcuni ambiti musicali, che comunque ha preso parte anche a molti fenomeni di tipo mediatico. Negli anni 90 molte band si ritrovano in questo black metal inner circle. Uno dei rappresentanti più famosi di questo movimento è Varg Christian Vikernes, non volendo un presunto, perlomeno si dichiarava tale, satanista, che si chiama Christian. Geniale. A questo punto, uno di tanti soprannomi, quello del Conte Grishna che via dicendo, potrebbe essere considerato un normalissimo criminale, visto che uccide un membro della band Euronymous. Dopodiché però in questo periodo sembra che ci sia questo accanimento di estrema destra, giustificato dalla musica, giustificato da questi movimenti più o meno nascosti in ambito metropolitano, Oslo, eccetera, e anche Faust degli Emperor, Faust naturalmente è un soprannome, viene condannato per aver ucciso un gay che aveva fatto delle avance in un giardino di Oslo. Si ritrovano tutti, succede spesso, un po' come quando si ritrovano i terroristi di diversa provenienza, un po' come quando si ritrovano i criminali di varie provenienze, eccetera. Si crea un bel gruppo, un bel mood, si studia, si pensa a come elaborare nuove strategie, si legge molto, cosa faremo quando usciremo. Beh, allora, innanzitutto il giovane Varg, dopo circa una decina d'anni, prosegue nella produzione musicale. Questo lo vediamo all'inizio del 2000, questo è l'anno scorso. Questa era una foto, una delle foto che erano state pubblicate su un giornale locale della regione di Bergen. È effettivamente tornato ad essere un contadino, potrebbe essere un qualsiasi anonimo contadino falegname. Sta di fatto che dicono che nel 2013 stesse preparando un attentato dinamitardo, non si sa bene di quale entità. Sta di fatto che fosse ospite, come vediamo qui, della nuova moglie in Francia, in una tenuta francese. Lui già divorziato, peraltro poi il giudice aveva disposto l'allontanamento permanente da famiglia e figli. Dopodiché l'ultimo caso, come vedete, poi non si dichiara più satanista ma diventa un cultore di questo antico paganesimo norvegese, non chiedetemi cosa significhi, ma insomma questo è pericoloso di per sé. Perché? Perché può attecchire naturalmente sulle giovani generazioni, e questo poi naturalmente costituisce nell'ambito della cronaca, dei media, eccetera, anche un fatto di sensazionalismo. Bisogna tenerlo d'occhio, non si può certo pensare che da questi movimenti fossero partiti dei tentativi di neonazismo, di attacco alle istituzioni e via dicendo. Però sono fenomeni che sicuramente ci sono stati e vale la pena di menzionare. L'ultimo caso eclatante, Notveld Eddie Session, che viene condannato per l'uccisione di un algerino Oslo. Però se vedete, ci sono anche qui un po' tutti i caratteri principali dell'intolleranza razziale, dell'intolleranza sessuale, religiosa e via dicendo. A questo punto poi, come vi dicevo, la notizia del 2013, il clamoroso ritorno di Burzum. Non è più in Norvegia, è in Francia, però
poco cambia, evidentemente anche Wulfrum non ne poteva più del freddo norvegese. Arriviamo invece a quest'uomo. Lui non sembra essersi mai pentito, anzi dice che ne avrebbe potuti fare fuori molti di più. È Breivik, è passato alla storia per essere l'unico di fatto esecutore. Le indagini non hanno fino a questo momento dimostrato nulla di più. L'unico esecutore della strage di Utøya. Prima, travestito da poliziotto, fa esplodere una bomba presso la sede del governo norvegese e fa 8 morti, e fin qui si potrebbe tranquillamente pensare che sia un fatto di carattere esclusivamente politico, ma rivolto ad alti vertici delle istituzioni, dopodiché apre fuoco sui giovani di un campo estivo politico. Fa 69 morti. Ora, il fatto che il campo estivo fosse di ispirazione politica, sì, può avere un significato, sta di fatto che i norvegesi sono stati scioccati dal fatto che questi fossero ragazzi. Cioè lui ha fatto una strage laddove in realtà la mentalità norvegese concentra la maggior parte delle proprie potenzialità, cioè i giovani e l'ambiente. Cioè lui ha preso i due elementi fondamentali per la cultura norvegese e li ha distrutti in pochissimo tempo. Cioè lui ha preso i giovani e la natura, l'ambiente, e li ha distrutti con questa strage. Naturalmente, come sapete, come già accennato dal professor Cuzzi, non esiste la pena di morte in Norvegia, ha ovviamente ricevuto il massimo della pena, ma perché? Perché i norvegesi evidentemente dal caso di Quisling non hanno più avuto l'esigenza, la necessità di fare in modo che ci fossero forme di detenzione pressoché perpetua come l'ergastolo. E per esempio anche quello che era stato fatto da Vikernes probabilmente non era abbastanza, e quindi non si aspettavano che potesse succedere una cosa del genere. Oggi di fatto ciò che è più importante è fare in modo che questo tipo di persone innanzitutto non facciano una pessima ed ingiusta pubblicità al governo e alla Norvegia in quanto tale. E in secondo luogo che queste persone non diano la giustificazione per poter credere all'esterno che la Norvegia sia un paese violento. Tant'è vero che poi ci sono state anche delle polemiche, delle differenze di vedute, eccetera. Su questa ultima opera, e su questo io chiuderei proprio per lasciare spazio a eventuali domande se abbiamo tempo e soprattutto per ribadire ancora una volta l'importanza della memoria storica. Questo è il monumento che è stato creato proprio sull'isola di Utøya. Come molte opere, chiaramente, ha una personalizzazione dell'autore e degli spettatori su cosa possa significare. Io ho una mia personale interpretazione, poi tenete presente che qui è stata tranciata praticamente una parte dell'isola, come potete vedere, esattamente nel luogo in cui Breivik ha compiuto la strage. Cosa può significare? Potrebbe significare una spaccatura tra ieri e oggi, il ritorno di un certo tipo di violenza alla quale di fatto comunque i norvegesi non erano abituati. Si sa che Breivik era intollerante, si sa che cavalcava la polemica di un acceso e fortissimo, ispirazione razzista nei confronti comunque degli immigrati, nei confronti di quelli che portano via il lavoro, nei confronti di quelli che comunque non consentono al popolo norvegese di godere dei propri diritti. Ecco, la stragrande maggioranza dei norvegesi a questi presunti valori di Breivik non crede. E la realizzazione di un'opera di questo tipo, cioè il fatto che venga letteralmente modificata la natura, il fatto che venga letteralmente modificato il paesaggio, potrebbe veramente essere considerato come una cesura, un passaggio a questo punto tra il passato e il futuro della Norvegia, forse proprio per non dimenticare che anche per questi motivi in passato, in un passato forse neanche troppo lontano, la mentalità stessa, la natura stessa e l'identità stessa della Norvegia e dei norvegesi sono stati violentati da una forma di occupazione comunque straniera, comunque esterna, da un fenomeno che è nato localmente ma che probabilmente senza l'apporto di pesanti, forti influenze esterne non avrebbe ottenuto
il successo, almeno temporaneo, che ha ottenuto nel periodo 40-45. E su questo, se ci sono domande. Beh, io innanzitutto ringrazio lei per...